Allora, su questo famoso ormai bando selezione per coprire questo posto di alta specializzazione all'ufficio turismo, ecco, noi abbiamo scoperto che c'è un bando, un concorso già espletato con una graduatoria tuttora valida a cui poter attingere dei nominativi. Ecco, noi non riusciamo a capire perché non si attinge da questa graduatoria e invece si vuole andare ad una nuova selezione, con un aggravio di spese anche per l'amministrazione pubblica, che noi consideriamo cosa assolutamente da non fare. E poi c'è il discorso chiaramente di questo bando, fatto sì nei termini di legge, però ecco, politicamente inaccettabile, perché io penso un bravo sindaco, una brava amministrazione, mai e poi mai no, un sindaco si arroga il diritto di andare a scegliere tra una rosa di nomi proposta da commissari che hanno vagliato sia le carte sia i candidati stessi. Ecco, io penso questa è una cosa da non fare, perché si presta a un no, diciamo, il rischio del clientelismo è veramente, da una parte c'è, è molto forte, e poi anche gli stessi giovani, ecco, non si sentono liberi. Io dico, i giovani devono camminare a testa alta, avere un'amministrazione trasparente, quindi i giovani possono partecipare in maniera libera e convinti di essere, ecco, di fronte ad una commissione, ad un bando, ecco, dove la scelta va a cadere effettivamente su una giusta analisi delle capacità di ognuno dei candidati. Ecco, questo concorso, secondo me, non si presta, insomma, a queste caratteristiche.